Avvicinatevi per piacere. Ho qualche cosa da dirvi. Signore e signori, io sono Boris Karloff. Sono qui per presentarvi tre brevi racconti del terrore e del soprannaturale. Spero che non siate venuti al cinema da soli. Come vi renderete conto vedendo questo film, gli spiriti, i vampiri, sono presenti ovunque. Forse ora ce n'è uno seduto accanto a voi. Eh già, perché vanno anche al cinema, vi assicuro. I vampiri hanno un aspetto del tutto normale e lo sono in realtà. Solamente hanno la strana abitudine di bere il sangue, specialmente il sangue di quelli che amano. Ma vedo che chiacchiero e perdo tempo. Quindi passiamo subito al primo racconto. Pronto? Pronto? Pronto! Pronto? Pronto? Pronto! Pronto. Pronto. Come sei bella. Troppo bella, Rosy. Ma chi è al telefono? Chi parla? Lo saprai un attimo prima di morire. Vedo il tuo corpo stupendo, le tue braccia morbide, le tue gambe perfette. No, non coprirti. Per un corpo come il tuo si fanno pazzie. Io t'ucciderò. Ma chi parla? Chi è lei? Pronto? Pronto?
indossa la vestaglia. Dovevi restare com'eri. Mi piace di più quando non hai niente addosso. E così voglio trovarti quando verrò. Perché verrò anche se hai sprangato la porta. Ma chi è? Che cosa vuole da me? Te l'ho detto. Voglio ucciderti. Voglio vendicarmi. Hai fatto bene ad accendere tutte le luci. Voglio vederti morire. Hai capito, Rosie? So che sei lì e mi ascolti. Ti ho visto, sai. Hai nascosto il denaro e i gioielli. Che stupida. Sei sempre la stessa. Non hai capito niente allora. A me il denaro non interessa, io voglio te. Voglio il tuo corpo stupendo. E lo avrò, ti assicuro, lo avrò. Non per carezzarlo, ma per stringerlo alla gola, per stringerti sino a soffocarti. E ci riuscirò, Rosie, ci riuscirò. Ma chi è? Chi è che parla? Chi è lei? Mi risponda. La prego, non resisto più. Perché ce l'ha con me? Che cosa le ho fatto? Che cosa le ho fatto? Non mi faccia impazzire. La prego, risponda.
Frank, ascolta. Stammi a sentire, Frank. Pronto? Mary, sono Rosie. Oh, piccola. Non mi aspettavo davvero questa telefonata. Avevi detto che non volevi più vedermi né sentirmi. Ti prego, non è il momento, Mary. Frank è scappato. Sì, infatti l'ho letto. Perché lo dici a me? Ora voi due vi rimetterete insieme. Oh, Mary, smetti, io ho paura. Vuole vendicarsi, ne sono sicura. Vieni immediatamente qui, ti prego. Vuoi che io venga da te? Ho sentito bene? Oh, sì, sì, ti scongiuro. Subito, per favore. Vuole uccidermi. Va bene, piccola. Non porto mai rancore io. Il tempo da arrivare. Grazie. Fa presto. Speri che possa aiutarti? Credevi che non sentissi, Rosie. Hai parlato piano, ma è inutile, perché io ti sono vicino. Te l'ho detto, molto vicino. Chiama chi vuoi, Rosie. Non ti servirà a niente. Anche se ci fossero 100 persone intorno a te, prima dell'alba, tu morirai. Hai capito, Rosie? Prima dell'alba, tu morirai. Thank you.
da aprire. Ciao. Sei nei guai? Come hai fatto ad entrare? Il portone era aperto. Ehi, quanta luce! Come mai, Rosie? Sei diventata l'amante di quello che legge il contatore? Ah, scusa. Dimenticavo che a te piacciono gli uomini molto importanti. Sarai il presidente della società, allora. Vedo che non è cambiato niente qui. Tutto è rimasto come quando eravamo amiche e venivo sempre a trovarti. Di nuovo come ai bei tempi. Su, vieni piccola, di tutto alla tua Mary. Oh, ti prego, non ho voglia di scherzare. Credimi. Va bene, Rosie. Come vuoi. Non scherziamo. Da quando sono rientrata non ha fatto che chiamarmi al telefono e con una voce fredda e minacciosa mi ha detto delle cose terribili. Sa tutto quello che faccio, mossa per mossa. La prima volta che mi ha parlato avevo soltanto l'accappatoio addosso. E lui me lo ha detto. Poi ho infilato la vestaglia e lui lo sapeva. Ha anche scoperto subito che ti avevo telefonato. È come se fosse in questa stanza a spiarmi, pronto a uccidermi. Sciocchezze. Intuito, solo intuito. L'ho pensato anch'io, ma come sapeva che ti ho telefonato? Mi ha chiamato subito dopo. Ha sempre saputo di noi due. Quello che non sai, invece, è che avevi giurato di non rivedermi più. Ha detto che morirò prima dell'alba. Gli sfruttatori non uccidono. Dar retta a me. Quello vuole solo spaventarti. Mary, sono stata io a denunciarlo. E lui lo sa. Paura. Su, non fare così. Adesso ci sono io. Andremo insieme alla polizia, domani. Ora può chiamare quanto vuole. Avanti, dammi una camicia da notte. Intanto io ti faccio una camomilla. Non si sa mai. Ancora paura? No, sto meglio ora. Su, avanti. Vai a letto. Che cos'è? Veleno. Da parte di Frank. È un tranquillante, stupida. Ti farà bene. Non lo vedi in che stato sei? Questo ti calmerà i nervi.
mi dispiace di averti tanto spaventata, ma era l'unico mezzo che avevo per infrangere il tuo giuramento che mi dava tanta pena. La notizia dell'evasione di Frank mi ha suggerito l'idea. La sua voce ero io, non me ne volere. È stato poi tanto spiacevole. Oh,
Chi vi ha dato quel pugnale? È così che accogliete gli stranieri in questa casa? Col fucile in pugno? Chi siete voi? Sono il conte Vladimiro d'Urfé. Questa mia sosta non era prevista. Ero diretto a Jessy. Perdonate, signore. Ma questo pugnale appartiene a mio padre. Tenete. Dove l'avete trovato? Venite a vedere. Era sul cavallo. È scomparso. Gli ho trafitto il cuore con la spada. Adesso non potrà più nuocere a nessuno. Se l'avete ucciso voi, Dio ve ne renda merito. E Alibek? Non c'era che lui, in tutta la regione, che girasse vestito così. Non sapete nulla di Alibek? No. Un brigante turco, signore. Terribile. Ne ha scannati parecchi da queste parti. Gli ho trapassato il cuore, avete visto. Avreste dovuto farlo voi. Dovevo farlo io? E perché? Si dice che fosse un Vurdalak. Quando l'ha trovato, aveva questo nella schiena. Vivevamo nel terrore. Nessuno di noi poteva ritenersi al sicuro. E le vittime aumentavano giorno per giorno. Qualunque altro flagello sarebbe stato preferibile. Grazie. Quando Alibek uccise anche il nostro fattore, mio padre ritenne che fosse giunto il momento di andare a cercare quel maledetto turco e farla finita. Mio fratello ed io volevamo accompagnarlo, ma lui non volle. Mio padre, signore, non ammette che si discutano le sue decisioni. Oh. Grazie. Come vi chiamate? Zdenka. Zdenka. È un nome strano ma bello. Non l'avevo mai sentito prima. Bene. Il turco di cui avevate tanta paura è morto. Bevo alla salute di chi lo ha ucciso. Sì. Alibek è morto. Ora... l'unico che dobbiamo temere è nostro padre. Non capisco. Dovreste essere contenti. L'incubo è finito. E avete ancora timore. Se nostro padre non sarà di ritorno entro 2 ore, dovrete andarvene via. Per il vostro bene, signore. Restar qui, anche per una sola notte, potrebbe esservi fatale, credetemi. Perché non avete dato retta a mio fratello? Potrei dirvi che sono troppo stanco per continuare il mio viaggio o che quei discorsi mi hanno incuriosito. Ma non sarebbe la verità. Sono rimasto qui per voi. Siete molto gentile, signore. Ma se mio padre dovesse tornare dopo mezzanotte, potreste fare molto poco per me. E anche voi sareste in pericolo. Dovete andarvene.
Non esagerate, Zdenka, non mi pare il caso di avere tanta paura. Vostro padre non sarà un mostro. Non scherzate su questa cosa, non scherzate. Io non intendevo offendervi. Lo so, voi non potete rendervene conto. Spiegatemi di che si tratta. Vi prego, forse posso aiutarvi. Fidatevi di me, Zdenka. Prima di partire, mio padre disse: io ritornerò entro 5 giorni. Ma se dovessi tornare trascorso il 5° giorno, non lasciatemi entrare. Ma trapassatemi il cuore con una spada. Perché vorrà dire che sarò diventato anch'io un Vurdalak. Un Vurdalak? Anche vostro fratello ha detto questa parola, ma non so cosa significhi. Se anche voi foste nato da queste parti, avreste paura soltanto a pronunciare questo nome. Vi spiegherò che significa. I Vurdalak sono cadaveri che hanno sete di sangue, il sangue di coloro che in vita hanno maggiormente amato. Zdenka, non è possibile che crediate davvero a queste vecchie leggende. Voi dite così, ma invece sono vere. Più hanno amato una persona, più desiderano ucciderla, per succhiarle il sangue. E chi è ucciso in tal modo diventa anche lui un Vurdalak, finché qualcuno non riesca a trafiggergli il cuore. E quando scadono i 5 giorni? Questa sera a mezzanotte. A mezzanotte in punto. Grazie al cielo, è lui. Sì, è lui. Ma come si fa a sapere se i 5 giorni sono trascorsi o no? Mezzanotte è appena suonata. Dio ci aiuti. Perché nessuno mi viene ad abbracciare? Sono ferito. Perché mi guardate senza parlare? Eh? Che cosa significa questo silenzio? Cinque giorni passati sulla montagna mi hanno tanto cambiato che neanche il mio cane mi riconosce. Hai sentito? Ammette che 5 giorni sono trascorsi. Mostratemi la ferita. Ve la fascio se volete. Vattene via! Mi fai male. Ma allora voi siete ferito al cuore. Adesso ho fame. Avete intenzione di fermarvi a lungo? No, solo questa notte. Devo raggiungere Jesse. Dite a tutti quelli che incontrerete che il bandito Alibek è stato ucciso dal vecchio
Gorka. Certo, se vi fa piacere. È stata una grande impresa. Raccontateci com'è andata. È morto, non c'è niente da raccontare. La partita è chiusa. Che cos'è? Agnello. Niente carne! Non ho più fame. Il freddo mi ha gelato le ossa e mi serra la gola. Qualcuno vada e faccia tacere quel maledetto cane! Vi ho detto di farlo star zitto! Non obbedite più ai miei ordini! Ma è il vostro cane preferito, padre. Uccidilo! Uccidilo! Ivan... Che ti succede, donna? Vuoi forse impedirmi di prendere in braccio mio nipote? Avanti, dammelo! Bel bacetto al nonno. Padre, è tardi. Il bambino ha sonno. Va a letto, Ivan, buonanotte. Sapete, signore, ho trovato io il cadavere di Alibek. E come fate a essere sicuro che fosse proprio lui? Ma non può esserci alcun dubbio. I vestiti, i gioielli e poi il vostro pugnale. Il mio pugnale? E credi forse che sia sufficiente per riconoscere un corpo senza testa? Su queste prove nessuno sarebbe disposto a credere alla sua morte e la gente seguiterebbe a tremare di paura come prima. Però io... E io solamente ho la prova che Alibek è morto. Ecco perché il cane abbaiava tanto. Aveva fiutato odore di cadavere. Prendila. Appendila davanti alla casa, che tutti la vedano. Thank you.
porti, nonno? Ho un bel regalo per te qui fuori, è un segreto. Pietro è morto. E forse a quest'ora anche il bambino è stato ucciso. È tutto come un incubo. Un orribile incubo dal quale vorrei svegliarmi. E non ci riesco, non ci riesco. Dio mio. Svenga, datemi retta. Finché rimarrete in questa casa l'incubo non avrà mai fine. Vi supplico, ascoltatemi. Fuggite via con me. No. No, non posso. Non capite che è una follia restare qui? Vi aspettano giorni di terrore. Non potete distruggere così la vostra vita. Svenga, venite via con me. No, il mio destino è qui. Non è vero. Il vostro destino è di essere libera e felice. E soprattutto amata. Felicità. Parlate di cose che ormai per me non possono più esistere. No, possono essere tutte vostre invece. Potete restare con me per sempre se volete. È impossibile. Io vi amo. E forse un giorno quando l'incubo sarà finito, mi amerete anche voi. Vieni adesso, Maria. No, no! Ti supplico non farlo, trafiggi me piuttosto. È per la pace della sua anima. Ho fatto lo stesso anche a Pietro. No, no. A lui no, no! Sta attento, Giorgio, sta attento. Se lo fai mi uccido. Non voglio, capisci? Non voglio!
Ivan. No, è il vento. Per l'amor del cielo, Maria, non lo ascoltare. Ma è mio figlio, mi sta chiamando, ha freddo. Ma è morto, morto. Ragiona, tu stessa lo hai seppellito con le tue mani. Lasciami andare, ha freddo, devo aprirgli. Ma non è tuo figlio, è un Vurdalak. Non mi importa, lasciami e ti uccido. Temere, in questo vecchio convento saremo al sicuro. Avremmo fatto meglio non fermarci. Ormai siamo lontani e il cavallo era stanco. Aspetta. Ecco, qui potremo dormire. Forse non è molto accogliente, ma appena farà giorno, proseguiremo per Jessy. Stenka, che cos'hai? Ascolta, è vero, siamo fuggiti, ma ora devi dimenticare. Guai se tu non ci riuscissi, la tua sarebbe una fuga senza fine. Oh, Vladimir, ti prego, cerca di capire. Quante volte devo ripeterti che io ti amo e che se non troverai la forza di reagire distruggerai la tua vita e la mia. No. No, ti prego. Cara, perdonami. Non piangere. Stenka.
padre! Dove siete? Non avresti dovuto fuggire. Perché lo hai fatto? Padre, abbiate pietà di me. Lasciatemi vivere, quell'uomo mi ama. Ormai sdenta, nessuno può amarti più di noi. Amore mio, credevo, non mi aspettavo che fossi tu. Perché mi hai abbandonato? Perché sei tornata qui? L'ho fatto solo per amore tuo. Erano venuti per ucciderti. Fuggi, fuggi finché sei in tempo. Io ormai devo restare qui. Sai che preferisco morire che perderti. Ora so che mi ami, Vladimiro.
So che mi ami più della vita. Le mie labbra sono morte senza i tuoi baci. Non aspettare. Baciami. Baciami. Pronto? Pronto, sì? Sì, sono io, buonasera. E lei pretende che io venga a quest'ora? Certo, certo, sì, ma... Ma scusi, non si può fare benissimo anche domani mattina, anche molto presto, magari. Oh, sento, la smetta, per favore. Non è il caso di fare così, andiamo. Non mi pare assolutamente indispensabile. Sì, va bene. Ho capito, la finisca, ora vengo. Ho detto ora vengo, ma santo cielo, mi dia almeno il tempo di fare la strada. Che idiota. Proprio un idiota.
Barbara! Oh, signorina Chester, quanto ci ha messo ad arrivare! Oh, ma cosa dice? Se mi sono precipitata! Ho fatto tutta la strada di corsa! Sapesse che paura! Mi creda, io ci ho provato a farlo, ma non me la sono proprio sentita. Solo lei poteva aiutarmi. Sì. È infermiera, se ne intende. Ha avuto una bella idea, eh? Con questo dannato tempo. Fare un lavoro del genere è gratis, no, magari. Di questo non si preoccupi. C'è ancora qualche scellino in casa, la pagherò, stia tranquilla. Ma non poteva chiamare qualche parente? Sa bene che era sola al mondo, non aveva amici, salvo quella gente che veniva qui a far ballare quel tavolo. Che fa? Resta lì, non viene a darmi una mano? No, 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 no. Abbia pazienza, signorina, ma è una cosa più forte di me. Non me lo chieda. Bene. Senta, ha preparato almeno il vestito che devo metterle addosso? Oh, quello sì, l'ho anche tutto stirato. Venga di là. Sola. Meritava di fare una fine migliore, glielo assicuro. Oh, guarda dov'è finita questa lampada. Meno male che non si è bruciato. Nessuno verrà a dirle addio. Perché? Perché hanno paura, tutti quanti. Ecco perché. Paura di cosa? Dicono tutti che l'hanno uccisa le anime dei morti, i fantasmi. Che idiozie. E mica tanto, signorina Chester. Fa presto lei, visto in che modo è morta. Come morta? Ha avuto un attacco cardiaco. E lo saprò bene io, la tenevo su a iniezioni di canfora. Del resto è quello che ha detto anche il dottore, no? Lo so, ma questo non vuol dire niente. La verità è che è morta durante una di quelle sedute spiritiche, mentre era in trance, ha capito? Era in trance. Parlare con i morti era diventata una fissazione per lei. Poveretta, ogni venerdì faceva una seduta, cascasse il mondo. Con un cuore delicato come il suo. Parlare con i morti, proprio la cura adatta. Beh, andiamo. Mi dia anche un paio di calze. Sì, subito. Ha intenzione di stare qui stanotte? No, per carità, io vengo via con lei. Su, si sbrighi, ci vogliono anche le scarpe. A trovarle, non usciva mai. Allora, le ha trovate? Non ancora. Eppure almeno un paio ci deve essere. Oh.
niente, stia pure tranquilla. Ecco, le ho trovate finalmente. Sono quasi nuove. Aspetti. Mi dia qua. Niente, niente. Andiamo via. Abbiamo finito.
chi c'è? Così, appena sentito urlare, è corsa su ed ha sfondato la porta. Sì, ma non ero mica sola. I vicini sono corsi anche loro.
Abbiamo provato a spingere, ma la porta era chiusa a chiave. Poi, a forza di spallate, siamo riusciti ad aprirla. L'ho vista per terra morta. Allora ho fatto uscire tutti. Non è stato toccato niente. Io lo so che si deve fare in casi del genere. Ho chiamato subito la polizia. Aveva già preparato la camicia da notte. Evidentemente stava per andare a letto. Morte per autosoffocazione. Sembra che le abbiano strappato un anello. Fatto. Non vi pare che doveva andare a finire così? Con i fantasmi c'è poco da scherzare perché si vendicano. Beh, siamo arrivati alla fine delle nostre storie e adesso purtroppo sono costretto a lasciarvi. Però state attenti quando tornate a casa. Guardatevi bene intorno, guardatevi alle spalle. Attenzione quando aprite la porta, non entrate al buio, eh! Sognatemi! Diventeremo amici!